Cagnacci. Il fallimento dei Web Show Awards. Ragazzi, mi sto godendo come un matto. Sapete che in quei tre giorni io non ho parlato assolutamente di Web Show Awards, e no, appunto, in luoghi dove potevano essere quelle mie critiche potevano essere viste da pochi. Però oggi è il momento di gioire, perché è stato un vero e proprio fallimento. Lasciamo stare, per carità, le performance becere, ridicole, squallide, non riuscite di tutta quanta la serata, organizzata praticamente malissimo. Parliamo proprio del fallimento in termini di numeri. Un evento che aveva ospiti, personaggi del web, con milioni e migliaia di follower, non riesce a finire nei trend topic di Twitter. Ma che cazzo ha organizzato sta merda? Va bene, ma lasciamo stare. Voi direte, vabbè, ma non è che se non finisci nei trend topic allora è un fallimento. No, 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 avete ragione. Pensiamo un attimo alle cifre dei migliaia e migliaia che hanno tutta quella gente che è andata lì, tra le loro pagine Facebook, i loro account Twitter, eccetera, e non sono riusciti a entrare in trend topic. Bah. Ma divertiamoci anche a vedere qualche altro numerino. La diretta ha fatto tipo 8.000 visualizzazioni. Cioè, ma vi... allora io vi faccio un esempio. Io e Zeb, insieme, io e lui, insieme, abbiamo fatto 1.000 spettatori in diretta durante la nostra live. Quasi 1.000 spettatori. In un evento dove c'era Frank Matano, Wilvush, Claudio Di Biagio, dietro c'era Facchinetti, c'era il nuovo Neoeletto Francesco Sole che non è salito sul palco, sponsorizzato dalla Marcuzzi, sappiamo chi c'è tutto il giro, Daniele Doesn't Matter, i fancazzisti anonimi, Leonardo De Carli, bla bla bla, tutta sta gente, hanno fatto solo 8.000 spettatori. Ma che fallimento è stato? Io con Zeb 1.000, cioè tutti questi VIP insieme, sono riusciti a fare soltanto 7 volte più di me? Va bene che sono grandissimo, però davanti ai numeri ogni tanto cerco di anch'io autolimitarmi e dire no, vabbè, quelli c'hanno tanti numeri, dobbiamo fingere che io sono grandissimo soltanto per empità morale, eccetera, eccetera. Invece, no, è stato veramente ridicolo, cioè questo si fa capire come è stata organizzata male. E che cos'era questo? Perché secondo me non c'è stata la cura di sponsorizzare la cosa su Twitter? Non c'è stata la cura di sponsorizzare le cose su Facebook? Perché poca gente sapeva di questa cosa? Poca gente l'ha vista, poca gente l'ha commentato? Perché era semplicemente un evento per poter millantare davanti a aziende, davanti a privati, davanti a personaggi il successo visivo, no? Di live di quella manifestazione. Chi ha seguito in diretta avrà visto che era pieno di gente, di ragazzine urlanti che erano circa 4.000, è facile radunare 4.000 ragazzine quando ci sono tutti questi VIP webtubici che fanno bagnare le mocciosette, no? Quindi niente di difficile, però domani Francesco Facchinetti potrà dire guardate Frank Matano, il mio artista, cosa ha presentato, guardate il mio artista Frank Matano che ha vinto addirittura un premio come miglior canale di gameplay, cioè Frank Matano, conduttore, artista di Facchinetti, organizzazione di Facchinetti, ha premiato Frank Matano come miglior canale di gameplay. Praticamente non si sono curati tutti gli altri migliaia che esistono, addirittura più grandi, Fabi J, così nome, che parlano Yotopi, che un nomino proprio, Farenz, che parla di videogiochi, questi non sono, Moccia, non c'era, questa gente non c'era. Va bene. Ma la cosa più divertente, ragazzi, è stato il momento in cui sono entrati in Irchiop sul palco a sponsorizzare, a smarchettare il proprio film, perché quella lì è stato solo un evento pubblicitario, non sono veri premi. Non c'erano categorie, non c'erano nomination, non c'era giuria, tutti e tre i ruoli erano in mano a uno solo, o alle agenzie che appunto hanno creato l'evento, sponsorizzato un nomone, e che dovevano fare le marchette a sta gente qui. Ai Nirchiop avevano bisogno della marchettina, quindi facciamo una marchettina che si vede durante lo spettacolino, il conduttore che fa un film molto bello che uscirà, e loro in Nirchiop che fanno il conduttore che affiancava Matano. Ma se ci sei anche tu, ci sarai anche tu, cioè ragazzi, era proprio una... è come se noi ci raduniamo in una stanza e ci diciamo sei bellissimo, sei bravissimo, tra di noi, anzi allo specchio, wow Danny, sei fantastico, lo specchio ovviamente è grandissimo, non può che concordare, però c'è la miseria, è stato un fallimento totale. Ma ora voglio dire una cosa seria, ma invece di fare ste porcate, di fare queste cose così squallide, non potevano organizzare un evento già che avevano a disposizione i mezzi e i soldi per fare una cosa
realmente forte, dove le persone sarebbero potute rientrare nelle categorie, essere candidati, i loro fan che dovevano votare, l'evento avrebbe avuto una grandissima importanza. Poi, se vuoi smarchettare i tuoi artisti, durante la serata fai che sono quelli che consegnano i premi, fai vedere magari, dai il premio alla carriera a Will Bush, vabbè ci sta, quello che ha ricevuto, dai a Frank Matano lo fai condurre, ok, fai condurre Frank Matano, ecco, così si crea, cioè si può creare sponsorizzazione sui propri artisti facendo una cosa che poi abbia una cosa, abbia un ritorno positivo per tutti quanti. Quello lì è stata pubblicità. Domani Facchinetti, le varie agenzie, le varie youtuber diranno: ecco qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Quello è stato. Chi l'ha seguito, come me, ha fatto benissimo a non parlarne, non sponsorizzare. Cioè, oggi, a conti fatti, dopo aver visto questo bellissimo fallimento, me la godo con questo sberleffo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, cari.